L'autodifesa, la difesa è qualcosa che viene, che appartiene soltanto all'uomo che deve difendere la donna. A quel punto la donna, anche se fa parte della guerriglia, comunque diventa sempre un soldato sotto il comando di un uomo, non potrà acquisire una certa esperienza, non potrà difendersi da sola, non potrà decidere la propria strategia e quindi comunque non avrà una sua autonomia. Quindi si creano queste unità di difesa delle donne e il Partito delle Donne, le Accademie delle Donne. A Diyarbakir, nel Kurdistan del Nord, esiste un'agenzia di stampa delle donne, quindi sulla base di quello che è una critica al sistema della conoscenza e delle scienze sociali e una volontà di creare, ricreare questo sistema, mettendo al centro la donna, anche l'informazione viene riscritta, ricreata in maniera diversa, ci sono quelle queste agenzie di stampa delle donne e ci sono le accademie delle donne nelle quali sia le donne che gli uomini fanno un'autocritica e cercano di capire qual è l'influenza di questa mentalità del maschio dominante nella propria vita e studiando sia la storia che l'ideologia e la critica del patriarcato, poi di loro cercano di capire in che modo questo ha influito e cercano di cambiare. Per cui questi uomini che parlavano nel video erano degli uomini che avevano partecipato a questa formazione e diciamo, raccontavano cos'è che avevano imparato. E diciamo, tutti gli uomini dovevano assolutamente fare questa formazione per poter completare diciamo, la loro formazione all'interno del movimento. E tutte queste cose ci sono anche nell'organizzazione proprio di tutta la società curda e di tutto il movimento di liberazione, nel senso che il separatismo serve appunto per liberarsi, liberare la propria mentalità, però tutte le donne fanno parte sia del movimento delle donne, sia del Partito delle Donne che del movimento in generale. Ma gli uomini non possono prendere decisioni per le donne, quindi la candidatura di una donna cosindaca o la scelta di una donna come copresidente di un'associazione, di un'accademia, di una cooperativa non può essere presa da un uomo non può giudicare un comportamento di una donna. Queste sono tutte cose che servono, diciamo, per tutelare il fatto che, essendo questa mentalità, una mentalità di 5.000 anni, ci sia sempre una tendenza a rimettere in pratica certi meccanismi perché la società ancora non è stata liberata e quindi comunque è necessario, e anche per avere uno spazio di analisi, di studio, di riflessione da parte delle donne separato. Però questo separatismo non è un separatismo totale, distaccato da tutto il resto della società, ma la donna fa parte di entrambe le lotte contemporaneamente. E qui c'è anche la genealogia, che è una parte della sociologia della libertà, che è una, diciamo, una definizione che Giordano ha scritto nel suo libro Sociologia della libertà per parlare di una ricreazione delle scienze sociali sulla base della libertà e quindi decostruendo tutto quello che è stato il metodo della costruzione della scienza sulla dicotomia oggetto-soggetto e sul potere e sulla mentalità patriarcale. E una delle scienze sociali più importanti e la base di tutte le altre è la genealogia, quindi la scienza delle donne. Ovviamente questa scienza delle donne è praticamente un progetto per mettere insieme tutto quello che è stato fatto dai movimenti di liberazione delle donne, dai movimenti femministi, dagli studi delle donne che hanno lottato, resistito, analizzato e studiato in tutti questi anni, è un voler raccogliere tutto questo, criticarlo e metterlo in pratica nel proprio contesto. Quindi, diciamo, questo per raccontare un po' in breve il fatto che queste donne che noi abbiamo visto col Kalashnikov combattere in Rojava non sono delle donne che così hanno deciso di imbracciare le armi senza un motivo e dal nulla, ma sono un risultato di una lotta che va avanti da moltissimo tempo e il racconto, come è stato detto giustamente, dell'informazione è distorto. Per esempio, il fatto di Arin Mirkan, l'altro giorno per caso ho visto un servizio in televisione in cui veniva di nuovo raccontato di questa donna che si è fatta esplodere a Kobane. A parte che l'hanno proprio raccontato in maniera sbagliata, questa donna si è fatta esplodere per non cadere nelle mani di ISIS perché era rimasta senza munizioni e circondata da ISIS. Non è così. Daesh stava arrivando a Kobane e visto che c'era le armi che avevano in mano i guerriglieri curdi erano soltanto i Kalashnikov e loro avevano armi pesanti, se fossero entrati a Kobane avrebbero fatto un massacro di civili. Per questo questa donna ha deciso volontariamente di farsi esplodere
vicino a questo carro armato che stava entrando dentro Kobane e ha salvato così tutta la popolazione, i compagni che stavano a Kobane. Quindi non è, il fatto di dire per non cadere nelle mani di ISIS si è fatto esplodere è per portare, diciamo, per mettere in evidenza questo fatto della brutalità di ISIS, dello stupro. Ovviamente esiste tutto questo, ma è una decisione consapevole. È una decisione di sacrificio che fa parte di questa lotta di liberazione. E quindi raccontare in questa maniera questa storia in maniera così falsa è comunque parte di tutto questo discorso fuorviato. Ma ci sono tantissimi altri esempi di donne di questo movimento. Sakine Jantzi è soltanto un simbolo perché è stata la prima donna che ha fatto parte.